2 milioni di euro depositati in una riserva che è il finanziamento per tutti dei partiti che voi per fare della buona e moralizzatrice azione non volete utilizzare. Ma con 40 milioni si farebbero 3 canali televisivi, lo capite? Da 3 anni di seguito. E noi potremmo costruire l'Europa di capire. Ci stanno prendendo i fondelli. 1, 2, stanno conquistando con le loro palle che ci raccontano tutti i giorni, perché l'intero sistema del giornalismo italiano è composto in gran parte di farabutti che sanno che è così. Questo è il punto. Partire da qui per cominciare a contestarli. Si diceva prima, guardate che sono meno forti di quello che appare. Noi compriamo i loro giornali, guardiamo i loro programmi, perché non cominciamo ad assediare il Corriere della Sera quando racconta una palla, quando dice delle bugie, quando racconta bugie tutti i giorni? Perché non compriamo lì una forma di pressione su quei giornalisti? Questo è quello che dobbiamo cominciare a fare, non lamentarci, perché da loro non avremo mai niente. L'informazione è l'arma più potente che hanno contro di noi. Procediamo senza però sottovalutare quello che ha detto Chiesa adesso. Io invito davvero sui bigliettini, sui nostri canali Facebook, il blog e coloro che sono qui con la radio, perché me l'hanno detto, noi lo diremo con gli spot. Quando ci mobiliteremo non è detto. Mercoledì faremo un incontro in Casa Rossa con il Comitato contro la guerra. Noi abbiamo già esaminato delle situazioni critiche qui a Milano, ovviamente il Corriere è una di queste. Quindi si tratta di riprendere il pensiero antropologicamente corretto, perché poi se ci venissero a dire ma siete andati a comprimere la libertà di stampa. Voi capite bene, sarebbe un grave problema, siamo noi che comprimeremo la libertà di stampa. Io penso di no, e penso che quello che ha detto Giulietto sia una cosa nelle corde degli esseri umani. Quando tu mi silenzi, quando mi tappi la bocca, quando tu mi metti il bavaglio, io posso anche arrabbiarmi, posso venire sotto la sede del Corriere a dirti: ehi, noi ci siamo e abbiamo diritto di parola. Questo probabilmente lo discuteremo mercoledì. E adesso mi pareva che ci fosse qualcuno che volesse intervenire. Io faccio un paio di riflessioni e una precisazione. Allora, innanzitutto noi abbiamo avuto l'esempio di quanto la stampa italiana sia completamente censurata, autocensurata su Trident. Ed è una cosa che personalmente mi ha davvero sconvolto, cioè il fatto che non ci sia stata nessuna copertura mediatica rispetto, tranne ovviamente insomma tutti i media che fanno riferimento al mondo attivista, della propria esercitazione militare alla fine della guerra fredda oggi in Italia, di questa cosa il povero non ha saputo assolutamente nulla. Quindi Trident io lo vedo proprio come un esempio emblematico di censura di Stato imposta. L'altra cosa di cui volevo parlare è il MUOS, vi parlo da siciliano, da catanese, che ha vissuto sulla propria, diciamo, fin dall'infanzia, quando sono i che ti passano l'aereo sulla testa. Il MUOS è un sistema satellitare militare americano, agli scemi, quindi nel centro della Sicilia, che sostanzialmente andrà a determinare e coordinare tutte le operazioni delle cosiddette guerre del XXI secolo, le guerre tecnologiche. Le guerre dei droni, le guerre che siccome non bisogna sconvolgere l'opinione pubblica, loro non sono le salme e allora si va con l'aereo senza pilota. Bene, questo MUOS è stato fatto in assenza di un dibattito parlamentare, violando completamente tutti i diritti di autorizzazione parlamentari. È stato fatto in una riserva SIC, di interesse comunitario, una sughereta. È stato fatto senza nessuna verifica di impatto ambientale e infine continua ancora a esserci, nonostante più di un giudice, giudici amministrativi,
giudici per un sequestro penale. E noi abbiamo la prova provata che siamo dei servi degli americani in Sicilia, abbiamo la prova provata con il MUOS, e chiunque, le madri, moltissime madri, si sono opposte con i loro corpi, facendo passare i camion, o semplicemente, per esempio, scrivendo al prefetto che garantì Milano per i miei figli, c'è una repressione totale in Sicilia sulla questione MUOS. Per questo io cerco di parlarne ovunque, insomma, ci sia un'occasione possibile. L'altra cosa di cui volevo parlarvi è, una riflessione così a mica a microfono aperto, è: prima si diceva la paura può essere un grande elemento di apertura degli occhi. L'altro grande elemento di apertura degli occhi dovrebbe essere il fatto che in questo momento ci sono i soldi per la guerra, ma non ci sono i soldi per i diritti. Perché in questo momento noi ci troviamo in uno Stato nel quale si continua a spendere miliardi di euro e tutto va a rotoli, ospedali, non so quei tipi. Da questo punto di vista l'Unione Europea, anche lei non scherza, perché com'è possibile che le uniche spese per cui si vada in deroga al patto, al fiscal compact, a tutti i pareggi di bilancio che ci stanno legando le mani e ci stanno completamente togliendo la vita, siano le spese militari e le spese di difesa? Allora, quello che secondo me è importante sottolineare, Enrico, subito concludo, è la strettissima connessione che c'è tra la militarizzazione dei territori, le strategie del caos che rischiano di peggiorare e la guerra tra poveri, la liberazione del dissenso. Noi dobbiamo capire che l'unico modo per poter fermare tutto questo è, ad esempio, individuare i nemici. La NATO, da questo punto di vista, lo è. Niente, quindi le iniziative che sono state fatte, io penso che dobbiamo davvero unirci, tutti quelli che in questo momento hanno chiaro come